Mi rodo un po' perché il risultato a mio avviso oggi è un po' stretto. Prima visto la partita potrebbe pensare a una gara sofferta. Sì, sofferta sì, perché ogni volta se sei a un gol di distanza un pochino soffri. Però diciamo che oggi abbiamo dato continuità alla vittoria di domenica scorsa, ma ci abbiamo messo di mezzo il gioco. Credo che abbiamo fatto un'ottima partita, a volte con azioni spettacolari, palesemente sbagliate negli ultimi 10 metri, l'ultimo stop, qualcosa. Però oggi i ragazzi sono stati veramente bravi. Inevitabile dire che purtroppo non siamo una squadra di Vatussi, la fisicità un pochino la soffriamo, però io voglio fare i complimenti oggi, visto che sono sempre attaccati i due difensori centrali, che oggi avevano due clienti veramente ostici, sono stati perfetti. Pescara ha fatto la sua partita, ha affrontato bene tutti gli episodi, ha giocato meglio di noi per un tempo sicuramente e ha concretizzato su un calcio di rigore, perché fino a quel momento grandi occasioni non ne avevamo concesse, malgrado tutte le nostre problematiche difensive, perché abbiamo fuori più di mezza difesa. Sofferto un po' all'inizio del secondo tempo. Sì, abbiamo sofferto all'inizio del secondo tempo, ha trovato il secondo gol. Poi però la partita stava cambiando, perché abbiamo trovato noi il 2-1 e da quel momento sembravano in difficoltà netta loro. E c'è stato l'episodio, bisogna chiamarlo con nome e cognome, e io do i meriti al Pescara e noi di aver fatto meno bene il primo tempo, che quello è calcio di rigore e poi si può anche sbagliarlo. Però tanto diamolo, perché era preciso identico, l'arbitro era nella stessa identica posizione di quello che era concesso prima.